Allora, obiettivo della lezione di oggi è quello di vedere come funziona l'input-output in Java. E finalmente scopriamo che cosa significa quel system.out.println che abbiamo utilizzato dalla prima lezione. Vedremo che non è una cosa tanto semplice da utilizzare, è, insomma, una struttura abbastanza complicata, quindi è il motivo per cui non ne abbiamo parlato all'inizio, ma l'abbiamo preso come una componente fisso e poi adesso vediamo di capire il funzionamento vero e proprio. Ci sono due modalità di funzionamento dell'input-output in Java, una che è quella, diciamo, storica, standard, utilizzata praticamente dall'inizio del linguaggio Java, l'altra un po' più recente che sta in un package che si chiama I.O., è stato New I.O., che è più recente, è ottimizzata per letture in parallelo, però è sostanzialmente poco utilizzata attualmente e su cui farò qualche cenno veloce. Mi concentro invece sulla parte standard dell'input-output. La parte standard dell'input-output usa quelli che si chiamano degli stream. Non hanno niente a che fare con gli string che abbiamo visto fino alla settimana scorsa e con cui vi siete scontrati nell'ultimo laboratorio. Si chiamano stream anche loro, ma fanno parte di una libreria completamente diversa. In comune hanno il fatto che sono una sequenza di elementi che vengono letti o scritti. Nell'altro caso sono una sequenza di elementi che vengono elaborati. Ci sono sostanzialmente gli stream per la lettura e per la scrittura, ovviamente, che sono distinti. E poi ci sono due grosse famiglie che riguardano la lettura-scrittura fatta in maniera byte per byte oppure orientata ai caratteri. Quella differenza, allora, la prima differenza è che i caratteri in Java non sono dei byte, ma bensì sono delle strutture un po' più complesse, quindi sono memorizzati come caratteri Unicode, quindi non necessariamente hanno la lunghezza di un byte. E non è detto che il file, il testo da cui leggiamo o su cui scriviamo, usi una codifica standard. Quindi abbiamo attraverso, cioè prima di poter fare la lettura o la scrittura direttamente sul file, la necessità di andare a fare una codifica o una decodifica. Qualche volta durante le lezioni ci sono state domande sul fatto che, ad esempio, i file che avevo messo io testuali avevano delle lettere accentate e qualcuno di voi non le vedeva bene o viceversa. Ecco, lì è tutto un problema di codifica del file. E quindi, per poter leggere in maniera corretta quel tipo di file, ho la necessità di andare a codificare e decodificare. Quindi portare nella codifica interna, che è l'UTF-16, Unicode, un carattere che magari è stato scritto usando un'altra codifica. Se non mi interessa andare a trattare dei caratteri, quindi i file che sto leggendo o scrivendo non sono dei file di testo, ma sono, non so, delle immagini, dei video o altre cose, posso tranquillamente andare a operare a livello di byte. Non mi interessano codifiche o altro, semplicemente scrivo e leggo byte, o meglio array di byte. Tenete presente che se io tratto un file binario, diciamo un'immagine piuttosto che un video, un file compresso o altro, utilizzando gli stream orientati ai caratteri, il risultato è che quello che leggo viene decodificato. Quindi un file binario in cui ho delle sequenze di byte che non rappresentano dei caratteri viene interpretato come fossero dei caratteri. Per cui il risultato è abbastanza impredicibile. Quindi attenzione a utilizzare la famiglia corretta di stream per il tipo di file che volete andare a leggere o scrivere. Fatta questa piccola premessa, andiamo a vedere direttamente con un esempio.
La classe di base che viene utilizzata per andare a leggere dei file di testo, iniziamo dai file di testo, poi dopo vediamo anche i file binari, è la classe reader. Reader, come tutte le classi che permettono di fare input-output, si trova nel package java.io. Cosa posso fare con un reader? Ovviamente leggere. Esiste un metodo che si chiama read, che legge un intero. Il metodo read potrebbe anche avere dei problemi in fase di lettura. Il file potrebbe essere corrotto, potrei cercare di leggere oltre la fine del file, eccetera. Per cui il metodo read lancia un'eccezione. L'eccezione è un'eccezione di tipo IO exception. Tutti i metodi del package java.io, di tutte le classi che stanno in questo package, lanciano, ovvero quelle che possono avere delle anomalie, lanciano delle eccezioni di tipo IO exception. In questo caso io non voglio andare a occuparmi delle eccezioni, quindi dei vari problemi, per cui ho semplicemente propagato l'eccezione. In più in generale, quando io ho un'eccezione che può essere generata da un metodo di lettura o di scrittura, in qualche modo dovrò gestirla. Dovrò decidere se intercettarla o propagarla in base al contesto in cui mi trovo. Okay, come faccio per qualunque altro tipo di eccezione? Perché read restituisce un intero e non un carattere? Il motivo è molto semplice. Devo andare a codificare la fine del file. Allora, cosa posso fare quando io cerco di leggere oltre la fine del file? Opzione 1, lancio un'eccezione. Opzione 2, restituisco un valore speciale. Visto che in qualunque lettura di file, a un certo punto raggiungo la fine del file, lanciare un'eccezione non è una grande idea. Okay. Normalmente restituisco un codice speciale che mi dice okay, ho finito, non c'è altro da leggere. Come faccio a restituire un codice speciale? Se pensiamo ai caratteri in Java, i caratteri sono memorizzati su 16 bit con la codifica UTF-16, non posso andare a restituire un valore particolare perché il rischio è che quel carattere sia in realtà interpretabile come un valore valido, quindi come un carattere valido. Quindi l'idea è quella di restituire un intero che è memorizzato non su 16 ma su 32 bit. Nel caso normale metto nei 16 bit più alti tutti zeri, nei 16 bit più bassi metto i 2 byte che vanno a definire il mio carattere. Per cui sostanzialmente nel caso normale posso fare un char c uguale cast a int di ch, scusate, non a int ma a char. Questo sostanzialmente prende i 16 bit più bassi. Lo tratta un po' come se fosse un intero corto su 16 bit. E ovviamente butta via i 16 bit più alti. Però se per tutti i caratteri normali i 16 bit più alti sono sempre 0, questo non è un problema.
Come faccio a segnalare la fine del file? La fine del file la segnalo con un valore che è sicuramente distinguibile dai valori di caratteri normali. Ovvero, è un valore che ha i 16 bit più alti, non a 0, ma tutti a 1. E quindi invece di avere 17 bit, dove il 17esimo è un flag, dovendo andare a memorizzare su delle dimensioni standard di parole, uso un flag con 32 bit tutti uguali. 0 vuol dire che i 16 bit bassi sono un carattere normale, 1 vuol dire che ho raggiunto la fine del file. Per cui, il valore di fine del file è un qualcosa che ha tutti uni. Quindi 0x, ff, 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 ff. Esercizio da corso di informatica del primo anno. Se questo è memorizzato in complemento a 2, che numero è? Meno 1, ok? Sono quei casi particolari che sono facili da ricordare. Quindi questo è meno 1. Per cui, se ch è uguale a EOF, non c'è nulla. Se ch, diciamo, è diverso da EOF, allora la parte bassa contiene il carattere, quindi 16 bit UTF-16, quindi posso tranquillamente andare ad accumulare il mio carattere in una stringa, per cui posso fare ad esempio string content uguale più uguale c. In realtà così leggo un solo carattere, dopodiché posso andare a fare system out println di okay, questo è la lettura di un unico carattere da uno string. A questo punto, per provarlo dobbiamo andare a dire dove è agganciato lo stream, cioè da dove leggiamo. Quindi, tutti gli stream che possono leggere da un file, da una connessione internet, da un dispositivo, da un buffer in memoria, eccetera, 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 hanno tutti sostanzialmente come punto di riferimento reader. Diciamo che vogliamo leggere da un file. In questo caso new file reader e il nome del file o il path, in realtà, se vogliamo essere file reader, ovviamente deve essere importato da Java IO. File reader, tra l'altro, può lanciare un'eccezione. L'eccezione è file not found exception, che è una sottoclasse di Java, di IO exception. Okay. Non mi segnala nulla perché ovviamente qui avendo un throws IO exception, il risultato è che comunque qualunque eccezione IO exception o derivata andrà a finire alla JVM. Domanda in chat, perché non viene utilizzato null per segnalare la fine del file? Non viene utilizzato null perché qui restituiamo un valore primitivo
che i valori primitivi non possono essere null. Se read restituisse un character, allora sì, potrei utilizzare null come segnalatore di fine file. Però essendo un tipo primitivo, i tipi primitivi non hanno il valore null particolare, quindi non posso usare null. Prima del nome del file, la domanda, qui, prima del nome del file andrebbe messo tutto il percorso? Sì, allora, se io scrivo soltanto il nome del file, vado a leggere un file che si trova nella cartella corrente. Se voglio leggere un file che si trova in un altro posto rispetto alla cartella corrente, allora devo mettere il path completo. Qual è la cartella corrente, almeno nel contesto di Eclipse? È la cartella del progetto. Quindi questo primo progetto corrisponde alla cartella corrente da cui viene eseguito il programma. Altrimenti è la cartella da cui noi lanciamo il comando, la linea di comando Java e poi il nome della classe. Allora, domanda, nel laboratorio dobbiamo gestire molte eccezioni legate all'input output, quindi è vero, modificare la signature da un metodo aggiungendo throws agli exception dà dei problemi con i test. Se i test sono fatti per funzionare con un metodo che non lancia eccezioni, se voi aggiungete un'eccezione, il test ovviamente non funziona più. Per cui se voi usate un metodo che lancia un'eccezione e il metodo che lo usa non deve lanciare un'eccezione, l'unica soluzione è quella di mettere un blocco try catch. Attenzione, il blocco try catch può essere scritto in maniera molto compatta mettendo un catch IO exception, e questo intercetta qualunque tipo di eccezione di tipo IO. Allora, così leggiamo un file. Questo file si presuppone che sia nella cartella corrente, che nel caso di un progetto Eclipse è la cartella principale del progetto. Se io lancio, eccezione file not found exception. Ok? Perché il file non c'è. Quindi vado qui nel mio progetto, cioè seleziono la cartella del progetto, faccio new file e gli do come nome il nome che abbiamo messo qui, che è file.txt. Okay? Adesso lo vedete comparire qua nella struttura del progetto, per cui il file c'è. Se lancio il programma, mi viene eseguito, non ci sarà nessun contenuto perché il file è vuoto. Okay? Contenuto del file di testo. Anche su più righe. A questo punto, se lancio, vedete, avendo letto un solo carattere, c'è il C, che è la prima lettera del nostro file. Se invece qua di mettere un if mettessi un while, ch uguale r.read,
sostanzialmente continuo a leggere finché trovo la fine del file e converto in carattere, concateno il carattere nella mia stringa e ottengo una stringa che conterrà tutto il contenuto del mio file. E qui vedete che qui sotto, nell'output, a questo punto, vedo riprodotto sostanzialmente tutto il contenuto del mio file. Ok? Ovviamente leggere un carattere per volta è un'operazione relativamente poco efficiente. Ok? Perché tratto un file per volta. Scusate, un carattere per volta, ogni singolo carattere del mio file. Sarebbe molto più efficiente andare a leggere invece un blocco intero di caratteri, non un carattere solo per volta. In effetti, voi non avete ancora fatto corso di sistemi operativi, però normalmente qualunque sistema operativo funziona non a livello di singolo carattere, ma a livello di blocco. Quindi, comunque, il sistema operativo non legge un carattere per volta, legge un blocco, lo mette in memoria e poi io vado ad attingere un carattere per volta da questo buffer. Quindi non è che io faccio effettivamente un accesso a disco ogni volta che leggo un carattere. Nonostante questo, i tempi di esecuzione sono molto lunghi. Prendetevi un file di grosse dimensioni, di un paio di giga, provate a leggere, ovviamente non mettendolo in una stringa, un carattere per volta e vedete i tempi. Per questo motivo, normalmente, quello che si fa quando dobbiamo andare a leggere grosse quantità di dati è di andare a leggere non un carattere per volta, ma un blocco per volta. Andiamo, ovvero, a definire un char array, chiamiamolo blocco, uguale new char di dimensione di questo blocco. Allora, per non sbagliare tanto, direi una potenza di 2. Okay. Non ha senso andare a mettere numeri fantasiosi, primi o altro. Okay. Visto che ragionevolmente il nostro sistema operativo legge un blocco per volta, possiamo approssimare qui con una dimensione che sia analoga al blocco che legge il nostro sistema operativo. Okay. Leggere dimensioni più piccole è meno efficiente perché il nostro sistema operativo legge il blocco e noi ci impieghiamo 2 cicli, 3 cicli, eccetera, a leggerlo tutto. L'ideale è avere il blocco letto dal nostro sistema operativo e noi che lo leggiamo tutto. O meglio, magari leggere più blocchi. Le dimensioni di un blocco del sistema operativo varia in funzione del tipo di file system che avete. E quindi non c'è la dimensione giusta. Per cui la dimensione ideale dipende un po' dal sistema operativo e dal file system che utilizzate. Diciamo che 512, 1024, 2048, 4096 sono i valori che normalmente vengono utilizzati. Mettiamo 1024, facciamo cifra, tra virgolette, tonda. A questo punto, come faccio a leggere il mio blocco?
Beh, lo leggo molto facilmente utilizzando un'altra variante del metodo read che per l'appunto prende il file e legge i dati mettendoli dentro un array di caratteri. Quindi sostanzialmente ho un reader.read blocco. Scusate, l'avevo chiamato R non reader, R.read blocco. Quindi passo il mio blocco, il mio buffer e il metodo read me lo riempie. Di nuovo, come faccio a sapere quando è finito il file? Beh, sostanzialmente il metodo read ci restituisce un intero, che però questa volta non è il carattere letto, ma bensì il numero di caratteri letti. E ci restituisce meno 1 quando non può leggere altri caratteri perché il numero di caratteri è finito, il file è raggiunto, la lettura ha raggiunto la fine del file. Quindi questo meno 1 funziona sempre come meccanismo di fine file, che è poi utilizzato in maniera molto, molto frequente anche in altri contesti. Quindi, facendo così, io ho letto i miei dati nel blocco, posso andare a fare un ciclo andando a verificare se i caratteri letti, cioè il numero di caratteri letti è meno 1, quindi non ho letto altri caratteri perché ho raggiunto la fine del file. Altrimenti dentro il mio blocco ci sono i caratteri che sono stati letti. Quindi ho un intero che è il numero di caratteri, posso fare un ciclo while nchar uguale a read blocco, diverso da EOF, e poi ho il mio loop che legge un blocco dopo l'altro. Domanda, prima di chiamare questo metodo non dovremmo chiudere e riaprire il file? Sì, certo. Okay. Dovremmo andare a riaprire il file. Altrimenti non funziona. Contenuto uguale di nuovo vuoto. Content. Domanda, potevamo utilizzare un reset? Potevamo utilizzare un reset per ripartire da capo, sì. Content più uguale a blocco. E stampa finale. Cosa ottengo qua? La versione carattere dell'array. Ricordate che quando io cerco di fare un toString di un array, il risultato è il nome della classe, che in questo caso è quadra C, cioè quadra array di che cosa? Caratteri, chiocciola
chiocciola e poi il l'hash code dell'oggetto. Ok, quindi questo va bene a livello intuitivo, okay? Ma in pratica non funziona. Che cosa devo fare? Devo prendere il mio blocco di caratteri, convertirlo in una stringa e poi concatenare con la stringa, però devo concatenare gli elementi. Attenzione, non posso neanche usare arrays.toString perché altrimenti il risultato è quadra i caratteri uno per uno separati da virgola. Io voglio prendere semplicemente quei caratteri lì e considerarli come fossero una stringa. Lo posso fare con il metodo new string di blocco. String a vari metodi, scusate, a vari costruttori, uno di questi è un costruttore che parte da un array di caratteri. Attenzione però, questo costruttore presuppone che tutti gli elementi del blocco siano significativi. In realtà, se noi abbiamo 1024 caratteri nel nostro array, nel file, di esempio, ne abbiamo qualcuno in meno. Quindi all'interno del nostro array ragionevolmente abbiamo un sacco di altre cose. Quindi non voglio andare a leggere tutto il mio blocco, ma voglio andare a leggere un sottoinsieme del blocco, ovvero quello che va da 0 a nchar. Questo altro costruttore della classe string riceve un array di caratteri, un offset che mi dice il primo carattere da considerare, 0 in questo caso, e il numero di caratteri che voglio andare a leggere. Domanda. Questa nuova chiamata che cosa fa? Beh, questa nuova chiamata crea un nuovo oggetto di tipo file reader agganciato a questo file. Quello precedente resta lì. L'efficienza di questo approccio è che invece di leggere un carattere per volta, quindi fare tante iterazioni, leggo un unico blocco e dentro quel blocco ho tutti i caratteri. Se il file è piccolo mi basta un'iterazione, se il file è grande dovrò fare più iterazioni andando a leggere più blocchi per volta. In questo caso ottengo la stessa cosa di prima. Vi faccio notare che se invece di fare 1024 metto 8, ottengo di nuovo lo stesso contenuto. Quindi in questo caso ovviamente essendo un blocco da 8 caratteri ha dovuto fare qualche iterazione in più in modo da poter leggere tutto. Domanda, l'accesso al file non rallenta l'operazione? Allora, attenzione, non ho detto che l'accesso al file non rallenta l'operazione, però se noi immaginiamo di avere qui come dimensione del blocco, la dimensione del blocco che viene letto dal sistema operativo emesso nella memoria, io qui con un'iterazione leggo tutto il blocco. Se leggo un carattere per volta devo fare 1024 cicli. Quindi saranno semplici quanto volete, però intanto
un jump e un test lo devo fare. Sono due istruzioni che io eseguo in più per 1023 volte rispetto all'altro caso. E quindi questo rallenta. Poi ovviamente ci sono i tempi di trasferimento e di lettura dei file che vanno a impattare, però questi vanno a impattare in maniera uguale sia che io legga un carattere per volta, sia che io legga un blocco per volta. Il sistema operativo legge comunque i blocchi, non sa che io voglio leggere un carattere per volta oppure voglio leggere un blocco per volta. Quindi il nostro read ci dice quanti caratteri sono stati letti, questo numero di caratteri lo mettiamo dentro una nuova stringa, se il numero di caratteri letti è 0, ma non perché c'è un blocco vuoto per dire, ma perché era stata raggiunta la fine del file, allora ho un EOF. Attenzione, normalmente cosa succede? Che l'ultimo blocco avrà un numero di caratteri che è minore della dimensione dell'array. Però non possiamo utilizzare questo come criterio. Okay? Per cui se abbiamo un file che ha esattamente la dimensione dell'array, alla prima lettura leggiamo tutto il blocco, alla seconda siamo già oltre. Quindi l'unico modo è cercare di fare una lettura, se questa ci restituisce meno 1 come numero di caratteri, significa che siamo andati oltre la fine del file. Domanda, quindi la read oltre a ritornare il numero di caratteri riempie l'array, certo, è il motivo per cui ho passato il mio array, quindi passo il mio blocco e questo viene riempito. Ci sono altre varianti di read che mi permettono di andare a riempire l'array non dal primo carattere ma da un certo offset in avanti, okay? Sono utili se dobbiamo fare delle letture un po' particolari, ma normalmente non vengono utilizzati. Domanda, è più efficiente sovrastimare oppure sottostimare le dimensioni del blocco? Bella domanda, passiamo alla prossima. Okay? Non vi so dare una risposta. Tendenzialmente quello che succede nei sistemi operativi, però di nuovo è un tendenzialmente, non è una regola generale, è che un sistema operativo, di nuovo, non legge un blocco per volta, l'unità minima è il blocco, ma non ne legge uno, ma ne legge una certa quantità. Poi, un conto è avere un disco magnetico con una testina che vola sopra e legge, diciamo, tutto un giro di dati, un altro conto è avere un disco a stato solido in cui sostanzialmente non devo aspettare la testina che arrivi di sopra. Quindi posso andare a calibrare meglio. Cioè, su un disco è ovvio che è molto comodo per il nostro sistema operativo leggere tutto un giro di dati e poi se va bene ha letto tutto, cioè ha letto tutto, ha letto anche il prossimo blocco. Se va male, vabbè, butterà via qualcosa. Su un disco a stato solido in cui io posso andare direttamente a accedere e questo accesso diretto non mi dà nessuna penalità in termini di prestazioni, le cose sono diverse. Però, detto questo, le dimensioni che normalmente si usano vanno dal K ai 4K. Poi magari vi ritrovate in un caso particolare in cui utilizzare blocchi da 16K vi dà il massimo dell'efficienza, però l'unico modo di scoprirlo è provarlo. E non c'è una regola generale. L'unica cosa certa è che fare 4.000 iterazioni invece di farne una sola vi peggiora la situazione. Per cui su questa differenza, quindi leggere un carattere per volta rispetto a leggere un blocco, non ci piove, ok? Ma è una questione di Java, non è una questione di sistema operativo. Sulla dimensione specifica del blocco ripeto, normalmente quello che si mette è dal mezzo K fino ai 4K, ma come linea guida generale. Poi è chiaro che se
2K è l'ideale e voi leggete blocchi da 1K, sostanzialmente avete il doppio delle iterazioni. Se leggete 500 GB di dati, la differenza c'è. Se leggete qualche K di dati, non ve ne accorgete. Quindi vale sempre la solita risposta, dipende dal contesto, dipende dal sistema operativo, dipende dal file system e dal dispositivo che avete sotto. Quindi lettura del nostro file va benissimo perché ci legge il file e fa una decodifica, perché se io vado a mettere che funziona anche con lettere accentate. E legge correttamente. Attenzione che se io leggo o vado a creare un file chiamo c.txt, lo chiudo, poi qui nelle proprietà del file vado a fare properties e vado a cambiare la codifica. Allora, io qui ho UTF-8, se voi avete Windows avete probabilmente ISO 8859.1. Okay. Cioè io metto una codifica che è diversa da quella mia standard, quindi metto 8859.1, se voi avete come default 8859.1 mettete UTF-8. Questo lo apro, vado a mettere le mie lettere accentate di prima. E qui metto file C. Vedete che mi ottengo qualcosa che non è più corretto. Perché? Perché i caratteri sono stati scritti su file con una certa codifica, 8859.1, che è sostanzialmente un ASCII con qualche carattere in più, e viene letto presupponendo, perché questo è il default che ho su Java, che la codifica sia UTF-8. Come posso fare a risolvere il problema? Beh, devo andare a specificare qual è la codifica. Il modo più semplice è qui di andare a mettere ISO 8859.1. Non mi ricordo mai se è scritto col trattino o meno. Sì, col trattino. Il problema è che questo costruttore non è definito in Java 8, ok? Questo costruttore con il parametro aggiuntivo è definito soltanto a partire da Java 11. Ok, per cui diciamo che il nostro riferimento è Java 8, quindi non lo possiamo fare.
occorre utilizzare uno stream a livello di byte, specificare successivamente la decodifica e andare a leggere. Okay. Ci arriviamo tra un attimo. Fondamentale, ricordatevi che la codifica del file deve essere rispettata, altrimenti ottenete qualcosa di diverso. C'è una domanda sul blocco. Allora, ogni volta che leggo un blocco, leggo anche il numero di caratteri che sono stati messi in quel blocco e prendo tutti quei caratteri e li metto nella stringa. Quando ho finito il file, non leggo nessun carattere e mi restituisce meno uno. E quindi l'ultima iterazione ragionevolmente avrà una dimensione di caratteri che è inferiore alla dimensione del blocco perché ha raggiunto l'ultimo carattere del file, non legge oltre e mi restituisce quanti caratteri ancora. L'ultima iterazione non legge nulla e ci restituisce il numero. Domanda. Il reader non dovrebbe essere codificato in UTF-16? Allora, no, attenzione, UTF-16 è la codifica che viene utilizzata internamente in Java, quindi in memoria. I file invece vengono codificati in UTF-8. Perché sostanzialmente una codifica UTF-8 è, se ricordate la lezione sui caratteri e su Unicode, la codifica UTF-8 è ASCII transparent, ovvero i primi 127 caratteri della UTF-8 sono esattamente gli stessi caratteri che abbiamo in codice ASCII e gli stessi caratteri che abbiamo nell'88591, che è anch'essa una codifica ASCII transparent. Per cui, quando scrivo su file, utilizzo UTF-16 perché andrei a buttare via metà dei caratteri, cioè metà dei byte. Se abbiamo un file di testo scritto con, diciamo, con codice di un programma come questo, tutti i caratteri sono codificati su 7 bit. E quindi usare 16 bit sarebbe un grande spreco e soprattutto non sarebbe compatibile con una lettura di tipo ASCII. Il grosso vantaggio di non avere caratteri accentati nel codice sorgente di un programma è che questo lo potete leggere senza sapere la codifica. E questo codice, come praticamente il 90%, 99% del codice che vi ho messo io, che vi ho scritto, vi dà esattamente lo stesso risultato sia che voi lo leggiate con una codifica UTF-8, sia che lo leggiate con una codifica 88591 o qualunque altra codifica che sia trasparente alla codifica ASCII. Perché? Perché tutti questi caratteri sono, quindi caratteri alfabetici, quelli numerici, quelli base, sono codificati su 7 bit e quindi hanno esattamente la stessa identica codifica ovunque. Se iniziamo a avere lettere accentate, beh, allora il discorso cambia, ma l'abbiamo visto. Domanda sulla codifica. Allora, prima di scrivere il contenuto del file, io devo andare qui nelle properties a mettere altro e specificare una codifica diversa. Okay. Se io qui, invece di mettere 88591, adesso torno a UTF-8. Quando apro il file, vedete che lo interpreto nella maniera sbagliata, quindi ottengo sostanzialmente quello che vi era stampato prima. Quindi prendo
prima cambio la codifica, poi scrivo e a questo punto viene salvato usando quella particolare codifica. Domanda, quando su un file scriviamo lettere accentate, queste nella stampa su console vengono decodificate da 16 bit. Allora, quello che succede qui è che io leggo il file, lo attorno al file di prima così evitiamo problemi, leggo i file, questi vengono decodificati, ho una sequenza di byte sostanzialmente. Questi vengono interpretati come UTF-8, perché questa è la codifica standard che io assumo per tutti i file, e in memoria vengono memorizzati dentro dei caratteri. Questo array di 1024 caratteri in realtà contiene 2048 byte, perché sono 16 bit ciascuno, e quindi sono 2 byte ciascuno. Quindi, il carattere viene interpretato in UTF-8 e viene scritto dentro ciascuno di questi char in memoria. Quando vado a fare la stampa, ciascuno di questi caratteri viene stampato sulla console leggendolo a blocchi di 16 bit. In memoria usiamo i 16 bit perché, tutto sommato, l'occupazione delle stringhe non è un grosso problema. E quindi, e poi soprattutto in memoria ci permette di evitare di fare codifiche e decodifiche frequenti. Lettura. Finora. A questo punto andiamo sulla scrittura anche. La scrittura, di nuovo orientata ai caratteri, ha come classe di base writer. Iniziamo con null. Writer ha dei metodi di scrittura che sono analoghi a quelli di lettura. Quindi io posso andare a scrivere un unico carattere per volta, oppure posso andare a scrivere un blocco di dati. Oppure il metodo write, visto che sto parlando di stringhe, posso andare a leggere direttamente, posso andare a scrivere direttamente write, contenuto, il contenuto del nuovo. Qui, come al solito, posso agganciare il mio stream di writing a tante cose. Quello più comodo per andare a e più frequente, più frequentemente utilizzato è agganciare un writer a un file. E quindi qui posso fare new file writer. File writer, esattamente come file reader, è un writer specializzato per scrittura su file. Quindi, out.txt. File writer ovviamente deve essere importato. A questo punto, se io eseguo, vedete, non c'è nulla, ma semplicemente perché Eclipse stava dormendo in quel momento, non si è accorto che il file out è stato generato. Quindi, quando voi generate un file con un programma, Eclipse non nota che compare. Okay? Eclipse non tiene sott'occhio il folder. Okay? Eclipse tiene sott'occhio soltanto i file che lui genera. Quindi dovete fare un refresh per poter vedere il nuovo file che è comparso qua. Che però è vuoto.
Perché? Beh, sostanzialmente perché ho commesso un errore, che tra l'altro è anche segnalato qui. W is never closed, che era vero anche per la lettura, però la lettura era meno importante, la scrittura invece di più. Di nuovo, vi avevo menzionato il fatto che i sistemi operativi di solito memorizzano in lettura i dati in un buffer. In scrittura fanno la stessa cosa. E cosa è successo qui? Noi abbiamo scritto questo contenuto in un buffer. Dopodiché abbiamo terminato il programma. Risultato netto, il buffer è sparito e nessuno ha scritto i dati dal buffer sul file. Essere sicuro che i dati che sono presenti nel buffer, in memoria, vengono effettivamente scritti su file, devo andare a chiudere il mio file. Una volta che ho chiuso il mio file, la chiusura forza la scrittura di tutti i caratteri rimanenti all'interno all'interno del buffer su il disco o la memoria che abbiamo a disposizione. Se non lo faccio, i dati restano dipendenti e la chiusura del programma sostanzialmente fa evaporare quei dati. Ovviamente non è strettamente necessario chiudere un file per poter scrivere i dati. Posso anche utilizzare il metodo flush che garantisce lo scarico del buffer sul file senza dover per forza chiudere il file perché magari voglio ancora scrivere altro. Per cui, se immaginate di avere un file che viene tenuto aperto per tanto tempo, periodicamente ci scrivo qualcosa e vorrei essere sicuro che quello che scrivo sia registrato permanentemente su disco, anche in caso di crash o di altro errore del programma, ecco, posso periodicamente fare un flush in modo che quanto scritto fino a quel punto venga effettivamente scaricato su disco. C'è una domanda in chat, ma credo che sia un problema specifico che riguarda probabilmente errori di programmazione, di concatenazione. Eventualmente se non lo risolvi, lo vediamo dopo. Quindi, importante ricordarsi di chiudere i file. Non soltanto in scrittura, perché sostanzialmente a rischio di perdermi l'ultimo pezzo di dati che ho scritto, ma anche in lettura. Perché tutti i file aperti di fatto consumano delle risorse. Di nuovo, anticipazione di sistemi operativi, quando io apro un file, il sistema operativo mi alloca un descrittore che occupa spazio in memoria e quindi ogni volta che vado a creare un nuovo file, anche in lettura, sto occupando un descrittore. Il numero di descrittori normalmente è limitato per un certo programma, quindi se io continuo a aprire file all'infinito senza mai chiuderli, il rischio è che a un certo punto saturi questi descrittori. Per cui in realtà è buona norma quando apro un file, sia in lettura che in scrittura, prima di terminare,
fare un r.close. E anche qui sotto. Allora, domanda, errore quando dichiaro W come writer, writer deve essere importato anche lui, ovviamente non l'ha importato dal package java.io. Okay? Quindi ovviamente devo importare reader, file reader, writer, file writer. Okay? Quindi, nel momento in cui voi eseguite questo codice, quindi new file writer out.txt, il file viene generato. Quindi alla prima volta viene generato, alle volte successive sostanzialmente vado a riscrivere sopra. Domanda in chat, ci sono dei modi per cancellare parti o tutto il contenuto di un file? Quando io apro sostanzialmente faccio una scrittura sopra il contenuto, quindi in questo caso sostanzialmente cancella. Esistono poi i vari metodi per andare a cercare all'interno di un file una posizione. Non posso andare a togliere un pezzo senza andare a riscrivere quella zona. Però ovviamente queste sono operazioni che vengono fatte in casi molto particolari. Quindi noi ci occupiamo di lettura e scrittura semplice di un file, non andiamo a fare lavorazioni particolari sui contenuti dei file. Tendenzialmente, se occorre elaborare il contenuto di un file, quello che si fa è leggerlo in memoria, modificarlo e riscriverlo. O leggere dei blocchi e riscriverlo. Non c'è nessuno che fa elaborazione di file andando a scrivere direttamente su disco. Anche perché sarebbe deleterio in termini di prestazioni. Ok, benissimo. A questo punto, cosa succede se dopo aver aperto il mio file, scritto qualcosa, prima di fare il close, viene lanciata un'eccezione? Il file non viene mai chiuso. Tenete presente che è una situazione che può succedere comunemente, nel senso che io inizio a aprire un file, poi faccio una serie di operazioni di scrittura che possono essere più o meno complicate, e durante queste operazioni effettivamente potrebbe partire un'eccezione. Posso fare un try. Tolgo, allora vi ricordo che il flush scarica il contenuto su disco ma non chiude il file, invece il close chiude effettivamente il file. E ovviamente non, una volta chiuso non ci posso più scrivere sopra. Posso fare un catch senza fare un catch, posso fare un finally.
u doppio punto close. Ovviamente questo dovrei definirlo fuori. Inizialmente uguale a nulla. If u doppio è diverso da nulla, u doppio punto close. Oppure posso utilizzare questa notazione che si chiama try wait, rimetto write dot uguale new file writer. Scusate, non posso usare W doppio perché l'ho già usato prima, diciamo W doppio 1, e poi W doppio 1 write il contenuto del nuovo file. Perché funziona questo? Perché sostanzialmente il file writer, in realtà writer come tutte le altre classi di stream, definite in Java, implementano una interfaccia che si chiama auto-closable, che, come suggerisce il nome, non ce l'ho qua, va bene, auto-closable è un'interfaccia che ha un metodo che con molta fantasia si chiama close. Che cosa serve quel metodo? A chiudere, ok? In realtà è lo stesso close di prima. Okay. Si chiama close e basta. Quindi, se un'interfaccia, una classe, implementa auto-closable, la posso utilizzare all'interno di questo try with, e sostanzialmente questa scrittura qua equivale in tutto per tutto a questa che vediamo sopra. Ovvero, introduce un finally che va a chiudere, va a chiamare il metodo close, sull'oggetto che io passo lì. Quindi, in generale, quando andiamo a scrivere su un file, potrebbe essere una buona norma anche sulla lettura, conviene utilizzare un costrutto di tipo try with che mi garantisce che quell'oggetto stream venga automaticamente chiuso qualunque cosa succeda. Quindi, se quel blocco lì termina tranquillamente, viene chiuso. Se quel blocco lì viene interrotto da un'eccezione, viene comunque chiuso. E quindi qualunque tipo di eccezione mi garantisce che il file venga chiuso. L'unico modo per evitarlo è staccare la spina. Ok? Se non avete la batteria. Se avete la batteria, neanche quello serve. Ok? Quindi garantisce che comunque sia, quello venga chiuso. Ripeto, questo è fondamentale in fase di scrittura se io non utilizzo frequentemente un flush. Se io utilizzo flush dopo ogni scrittura non mi cambia nulla, ok? I dati comunque vengono scritti. Però vado vado a garantire che i descrittori di file, che normalmente sono una risorsa limitata in alcuni sistemi operativi, non vengano lasciati aperti.
Quindi se io faccio un for i uguale a 0 i minore di 1000, r uguale new type read di out, quindi creo dei descrittori no, mi è andato bene, ok, no, non mi ha saturato i descrittori, dipende un po' dal sistema operativo. In generale, ripeto, è buona norma utilizzare questa chiusura automatica che vi garantisce che la scrittura vada a buon fine senza dovervi preoccupare di fare un flush e vi evita di avere delle risorse ancora aperte. A questo punto, questa è la prima grossa famiglia, l'altra grossa famiglia è quella di stream che permettono di leggere e scrivere a livello di byte. Non c'è nessuna interpretazione. In questo caso, invece di avere reader e write, ho input stream. Ad esempio, by input stream. Ovviamente sia input stream che file input stream devono essere importati sempre dallo stesso package, e già io. E output stream. Cambio estensione così per dire che è binario. Allora, output stream da importare e questo è un file output stream. Ovviamente il file non esisterà, quindi viene piuttosto scrivere qualcosa e poi leggerlo. Anche qui vedete all warning dicendo che la risorsa non è mai chiusa. Esattamente come prima, okay, non vi uso il try with perché è più complicato del necessario, ma sappiate che anche qui dovrebbe essere utilizzato. A questo punto posso scrivere con un write che riceve come parametro un array di byte o un unico byte. Se passo un carattere, ovviamente questo mi viene convertito in byte. Ok?
Domanda, con Tryweet posso operare su più stream? Sì, mi pare che io possa mettere qua una virgola e andare a elencare più stream, se no non posso fare i dati. Chiudo. Domanda, possiamo anche scrivere qui in notazione esadecimale, certo, posso scrivere 0x a 1, okay, singolo byte, posso mettere quello che voglio. Qui ne ho messo 1, ovviamente come per il reader e writer, posso operare byte per byte oppure in maniera un po' più efficiente. Posso andare a operare con un array di byte, sia in lettura che in scrittura. Anche qui la lettura di un singolo byte restituisce un intero che è uguale a meno 1. Se non è uguale a meno 1, significa che il byte più basso contiene il valore letto. Se leggo un array di byte, mi restituisce il numero di array di byte letti, oppure meno 1 se sono andato oltre la fine del file. Oppure posso scrivere, usare un write passando un array piuttosto che il singolo byte come in questo caso. L'aspetto interessante è che io posso andare a ovviamente convertire l'uno nell'altro. Per cui, ad esempio, posso avere un reader, R2 uguale new input stream reader di new file input stream di file c.txt. Ovviamente questo è da importare come gli altri. L'input reader prende un input stream e lo incapsula, lo fa diventare un reader, sostanzialmente andando ad aggiungere la decodifica dello stream di byte come carattere. E ha un parametro che è la codifica, quindi ISO 58, 59. Quindi se vado a leggere, copio il contenuto di sopra. Quindi facendo un read di R2. Vedi, in questo caso finalmente sono riuscito a leggerlo correttamente, perché l'input stream reader sostanzialmente per convertire da uno stream di byte a uno stream di caratteri aggiunge la decodifica. Se non dico nulla, cioè non metto questo secondo parametro, la decodifica è l'UTF-8. Se metto un parametro viene utilizzata la decodifica, la codifica specifica che vado a indicare. Come vi dicevo, è possibile anche metterlo nel costruttore del file reader. Il problema è che non è definito in Java 8, che è il linguaggio di riferimento nostro, però se utilizzate versioni di Java un po' più recenti potete anche specificarlo direttamente lì. Invece di andare a fare tutto questo accroppio, di creare prima il file input stream reader e poi costruire un input stream reader che lo incapsula. Okay, quindi questo è giusto per darvi una panoramica sui principali
stream che sono presenti. Okay? Non entro più nel dettaglio, sappiate che esistono, quali sono i metodi principali, quindi read e write, che li possiamo utilizzare a livello di singolo elemento, byte o carattere, o come a livello di buffer, che ovviamente a livello di buffer sono decisamente più efficienti. Questo per quanto riguarda la base. A questo punto farei una pausa, diciamo 15 minuti, sono le 11:30, alle 11:45 riprendiamo e vediamo ulteriori dettagli sull'input output. Allora, ci poniamo a questo punto un problema, diciamo così, abbastanza ricorrente, che è quello di leggere un file di testo riga per riga. Ok? Cosa abbastanza comune. Come andiamo a scrivere questo metodo che, dato un reader in grado di leggerci una riga, quindi io posso chiamarlo più volte per avere le varie righe. Ovviamente, probabilmente dovrà lanciare una IO exception. String R uguale la riga vuota. Okay. Poi. While. Ovviamente devo andare a leggere un carattere per volta, perché non so a che punto del buffer trovo il mio capo, quindi leggo un carattere per volta. CH. Uguale R punto, scusate, questo è riga, R punto read, diverso da 1. Riga più uguale char di CH. Vado a concatenare. Sto usando la concatenazione tra stringhe, volendo essere più efficienti dovrei utilizzare uno string buffer, ma if CH è uguale a H capo, return riga. Devo invertire le due cose perché in realtà prima se trovo la capo vuol dire che ho finito la riga e quindi restituisco. E se
vado, se incontro un fine del file, restituisco comunque la riga. Okay. Se non ho una capo in fondo al file, restituisco comunque tutto quello che ho letto fino a quel punto. Come faccio a capire il caso in cui io cerchi di leggere oltre la fine del file? Beh, dovrei andare sostanzialmente all'inizio a vedere se la prima lettura è già oltre la fine del file, quindi potrei restituire in questo caso null, ad esempio. Qui sotto, se ho fatto ch uguale a read, se all'inizio ch uguale a -1, uguale a -1, return null. Fine del file. Altrimenti, while è diverso da -1 o while diverso da capo, leggo e poi faccio ch uguale r.read. Quindi l'idea è che ogni volta che io chiamo questo metodo, leggo un carattere, se quel carattere è meno 1 vuol dire che sto cercando di leggere una linea, ma ho già raggiunto la fine del file e quindi restituisco null. Altrimenti continuo a fare un ciclo finché trovo eventualmente la fine del file, oppure trovo una capo. Quindi se volete posso anche mettere qui, oppure ch è diverso da backslash n. Quindi finché non ho raggiunto la fine del file, oppure non ho raggiunto il carattere di fine riga, concateno alla stringa che contiene la riga il nuovo carattere e leggo il prossimo carattere. Quando trovo la fine del file, oppure la fine riga, restituisco riga. Come faccio a leggere quindi a questo punto un file riga per riga, string riga, while riga uguale readline di R, il nostro reader, diverso da null. System out in ln R. Ovviamente R lo recupero da quassù, sostanzialmente è lo stesso di prima. Osservazione, non è necessario un and? Sì, avete ragione. Quindi, mentre è diverso sia dal meno 1 che dalla capo, continuo a leggere. A questo punto, se è corretto, mi legge anche l'ultimo contenuto, dopo aver letto tutto quanto c'è. Ora voi potete prendere questo codice, salvarlo da qualche parte e riutilizzarlo.
Oppure utilizzare una classe che si chiama BufferedReader. È una classe che incapsula un altro reader, fornendo sostanzialmente questa bufferizzazione che ci permette di leggere una riga per volta. Quindi, ad esempio, può incapsulare un new file reader. BufferedReader ovviamente è da importare. E il BufferedReader sostanzialmente lo uso esattamente come prima. Riga, l'abbiamo già definito. BufferedReader.readline. Quindi è un metodo della classe, quindi non è più un metodo esterno. Per il resto funziona esattamente come read write che abbiamo scritto sotto. Ok, quindi il metodo read line di BufferedReader sostanzialmente è analogo a questo. È complicato? Beh, sì, perché in realtà ho uno stream di tipo reader, gli vado a costruire attorno un buffer reader, sostanzialmente per avere questo metodo che si chiama readline. Quindi sostanzialmente l'idea è che o uso questa classe già predefinita oppure mi vado a scrivere il metodo readline. Posso scegliere tra scrivere una riga o scriverne qualcuno in più. Okay. Non è molto intuitivo, è molto semplice, però questo è quello che ci passa l'API di Java. Questa è una delle tante classi che sostanzialmente ereditano da Reader e ci danno qualche caratteristica in più. Abbiamo poi lettura e scrittura in memoria. Vi recupero velocemente l'elenco delle varie varianti. Quindi abbiamo input stream reader e output stream writer che ci permettono di fare la conversione da uno stream orientato ai byte a uno orientato ai caratteri. L'output stream writer sostanzialmente va a incapsulare con un writer un output stream, quindi converte ma in uscita. L'input stream reader, l'abbiamo visto prima, ci permette di andare a convertire in lettura. Abbiamo la possibilità di scrivere in memoria, qui abbiamo una serie di classi, ve le menziono ma non stiamo entrando nei dettagli, cioè sono sostanzialmente reader, writer oppure stream, quindi hanno esattamente gli stessi metodi, semplicemente si basano i primi due su un array di caratteri, i secondi su una stringa e l'ultimo su un array di byte. Gli ultimi due su un array di byte.
Il vantaggio qual è? È che io ho la stessa comune interfaccia, sia che io scriva su un file, sia che si scriva su uno di questi reader o writer. Abbiamo le pipe, ma diciamo, servono per la comunicazione interna, non mi soffermo più di tanto. E poi abbiamo già visti gli esempi, file reader, file writer, e file input stream e file output stream. I primi orientati ai caratteri, gli altri orientati ai byte. La copia di un file, diciamo che la possiamo fare con un buffer, ma ci interessa poco. Ci tenevo a indicarvi, ma l'abbiamo visto in lettura, l'input stream reader che parte da un file input stream, specifica l'encoding, e stessa cosa, c'è un output stream writer che incapsula un output stream e fornisce sostanzialmente l'encoding per la scrittura. Abbiamo poi il buffered, quindi il buffered input stream mi permette di andare a leggere da un input stream e ci fornisce sostanzialmente la lettura. Il buffered input stream permette di specificare anche una codifica, il buffered reader ci fornisce la readline. E poi abbiamo in output il print stream. Il print stream è la classe del nostro famoso system.out. Quindi system.out è di classe print stream, che è una classe che si basa su un output stream. A cosa serve questo? Beh, serve sostanzialmente per poter andare a scrivere dei caratteri, però su una console che tendenzialmente accetta dei byte, perché normalmente le console della linea di comando sono byte-oriented. Tendenzialmente sono pensate per interagire con programmi scritti in C, dove il carattere è uguale a un byte. E quindi il print stream sostanzialmente adatta l'ambiente Java in cui le stringhe sono dei caratteri in UTF-16 con delle console in cui i caratteri sono sostanzialmente quelli riconosciuti dal C e quindi codificati in ASCII. L'altro grosso vantaggio è che PrintStream non genera una IO exception, mentre qualunque metodo di write, sia sui writer che sugli output stream, genera una IO exception. Questo ci permette di stampare tranquillamente su una console senza doverci preoccupare delle eccezioni. Esiste un metodo che si chiama checkError, che permette di verificare se ho avuto un errore nella scrittura su un PrintStream, che normalmente, ripeto, è associato alla console. Nulla vieta di andare a crearmi un print stream e agganciarlo a una scrittura di file, ad esempio. Questo lo posso fare tranquillamente. Quindi, nella classe system abbiamo questi tre attributi statici, in, out, air. In è un input stream, out ed air sono dei print stream. A questo punto, sapendo che il nostro system.in è un input stream, quindi uno stream orientato ai byte, abbiamo tutti gli strumenti per poter andare a leggere una linea di testo da console. Partiamo da un input stream, dobbiamo racchiuderlo dentro un reader,
Perché a noi serve un reader, quindi abbiamo bisogno di un input stream reader. Tendenzialmente vogliamo andare a fare una lettura riga per riga e quindi dobbiamo incapsulare il risultato ancora dentro un buffer reader. Quindi la lettura da file, scusate, la lettura da tastiera è fatta in questo modo. Ho un buffer reader in uguale new buffer reader di new input stream reader di system.in. Riga uguale in.readline system out.print ln system.out nome quindi nome e finalmente sono riuscito a leggerlo. Oggi è il 6 maggio, ci abbiamo impiegato semplicemente 2 mesi dall'inizio del corso per riuscire a leggere il nome e a stamparlo. Ovviamente io potevo dirvi direttamente all'inizio del corso che la lettura si faceva così, però capite che c'è un contesto attorno che è tutt'altro che banale. Okay? E la lettura da tastiera, tutto sommato, non serve a nulla. Serve per fare gli esercizi del primo anno, sostanzialmente, ma per il resto non serve a nulla. Okay, quindi, se volete andare a fare una lettura da tastiera, questo è il modo. Se invece volete fare qualcosa di più sofisticato, tipo andare a rilevare la pressione di un tasto, o altre cose, ecco, scordatevelo perché richiede, delle librerie che non sono più standard, perché le varie console, quindi i vari sistemi operativi, non hanno un modo uniforme di interagire. Se volete interagire con un utente, andate a creare una interfaccia grafica. Standalone oppure web. Domanda. E per via della propria scelta orientata agli oggetti che l'input tastiera differisce dal semplice scanf. Allora, se vogliamo, sì, nel senso che in C io ho una funzione, pure semplice, in Java non ho funzioni. Okay? Uno, la funzione dovrebbe essere un metodo di una classe. Due, Java non è stato pensato per sistemi basati su linee di comando, mentre invece, quando è nato C, l'interazione fondamentale con, un calcolatore era tramite linee di comando. Le interfacce grafiche non erano così diffuse. Quindi era pensato per un particolare contesto. È ovvio che, volendo, i progettisti di Java avrebbero potuto mettere un metodo
read line dentro system per leggere una linea da console. Non costava nulla, avrebbero nascosto tante altre cose, però ovviamente non sarebbe stata un'aggiunta proprio estemporanea rispetto a questa struttura di classi per input-output. Essendo un aspetto decisamente trascurabile, non hanno neanche pensato di mettere quel metodo. E hanno mantenuto questa struttura di classi che mi permette di gestire in maniera uniforme l'input e l'output verso o da qualunque sorgente o destinazione. Però è stata una scelta di progetto. Se ci pensate, l'input usa un input stream, che è proprio lo stream di base orientato ai byte, non gliene frega niente di caratteri. Sull'output ha messo un print stream, sia sull'out che sull'air, per permettere di fare una stampa facile. Perché? Perché comunque qualunque programma, anche se abbia un'interfaccia grafica o web, deve comunque andare a scrivere, ad esempio, dei log. Quindi quello sì che serve. Andare a leggere la tastiera, no. Quindi questa è stata una scelta di progetto del linguaggio. Punto. In effetti noi siamo arrivati fino a questo punto senza particolari problemi. Leggere da tastiera poteva essere una curiosità in più, ma i programmi siamo riusciti a scrivere tranquillamente. Il problema vero è riuscire a scrivere qualcosa in output. Altro aspetto interessante di Java è che, essendo un linguaggio nato per il contesto web, rende paradossalmente più facile andare a leggere un file, in rete piuttosto che leggere una linea da tastiera. Per cui, in Java esiste una classe che si chiama URL. Che ovviamente però non è una stringa, adesso ci arrivo, nel package che si chiama java.net, che può essere creato a partire da una stringa. L'URL è pensato per essere collegato a qualche cosa. E quindi io posso avere un input stream uguale a url.get, no, scusatemi, scusate, open string, non è un get ma è un open, grazie. Quindi OpenStream apre uno stream su questa connessione di rete. A questo punto posso fare un in uguale new buffered reader di new input stream reader di web input stream. File
riga uguale in punto readline diverso da nulla system out println riga. Questo sostanzialmente legge il contenuto della, diciamo in HTML, della home page del Politecnico, che è questa cosa qui che vi sto facendo scoprire di sotto. Ovviamente potete leggere qualunque file di testo o di altro tipo. Se leggete invece un file binario, andare a leggere con un buffer reader non è una grande idea, vi conviene utilizzare direttamente l'input stream leggendo un buffer di byte e andando eventualmente a scriverlo su un file. Quindi questo è un modo comodo di leggere direttamente un file da rete. Tutte le complessità della connessione sono nascoste dentro sostanzialmente questa classe che si chiama web. In chat, osservazione, a questo punto ora potremmo calcolare le distanze che avevamo definito nell'esempio delle vaccinazioni. Sì, avendo un servizio online che ci consente di calcolare le distanze tra due indirizzi, o che ci restituisce il tempo di percorrenza o altro, potremmo accedere in questo modo. Normalmente per interagire con il servizio online non utilizziamo semplicemente l'URL, ma l'interazione di solito è un po' più complessa, però il punto di base è questo. Domanda. Potenzialmente potremmo leggere i PDF su Java. Allora, con gli stream potreste scaricare un PDF adatto l'URL e scriverlo da qualche parte. La visualizzazione è un pochettino più complicata, però sì, potreste leggere i PDF. I PDF tendenzialmente, dipende dalle versioni, hanno una base testuale e quindi potreste leggere tutti i contenuti. Sapendo la struttura del file PDF, potete tranquillamente leggerlo. Domanda, abbiamo incapsulato un input stream reader in un input stream in un input stream reader, a sua volta in un buffer reader. Allora, io ho fatto questo sostanzialmente per avere a disposizione la read line per leggere una riga di testo per volta. Perché è più comodo andare a leggere una riga di testo piuttosto che andare a leggere un buffer di volta in volta. Ma semplicemente per comodità e sapendo che comunque la pagina principale è una pagina il cui contenuto è testuale, quindi posso leggerlo una riga per volta. Ok, non vado oltre con esempi perché sostanzialmente le cose fondamentali da sapere sono queste. Per quanto riguarda l'esame, se c'è una parte di input output, normalmente riguarda dei file testuali, quindi utilizzerete dei reader. Praticamente mai avrete a che fare con un writer, però in realtà la scrittura di un file è banale.
senso che fate write, passate delle stringhe e avete risolto. Okay? La lettura è un pochettino più complicata. Una volta che avete letto i file, avete letto, scusate, le righe o gli elementi, dovete poi andarli a elaborare ulteriormente. A questo punto direi che per oggi possiamo anche chiudere qui. Prossimo argomento, i thread. Quindi vi metto a disposizione la solita lezione preregistrata e lunedì vediamo qualche esempio di utilizzo dei thread, che sono propedeutici per poi andare a parlare di interfacce grafiche. Quindi vedremo i thread e poi vedremo come funzionano le interfacce grafiche. Le interfacce grafiche sono basate sui thread perché ovviamente devono poter funzionare mentre voi interagite con l'interfaccia. Le interfacce grafiche sono sostanzialmente l'ultimo passaggio, l'ultimo argomento del linguaggio Java. Terminato quello, sostanzialmente abbiamo visto tutto. Tenete presente che per quanto riguarda le interfacce grafiche, il livello di approfondimento che avremo è minimale, nel senso che vediamo le librerie base, quindi le classi principali, non facciamo nessuna parte di progettazione di interfacce grafiche, quindi è la base, in modo che sapete da dove partire e quali sono i principi base che si utilizzano in Java. Finito quello, la parte di Java è chiusa, ci sono ancora alcuni argomenti teorici, sostanzialmente cos'è il software engineering in generale, il test, quindi il problema del test è visto in maniera un po' più teorica, quindi non soltanto JUnit, e la parte di gestione delle configurazioni, quindi Subversion è un esempio di gestione delle configurazioni, visto più in generale. Quelle parti sono sostanzialmente teoriche, non hanno un corrispettivo pratico, quindi per quelle io tendenzialmente vi metterò a disposizione delle lezioni che sono identiche a quelle dell'anno scorso, quindi se volete guardare quelle potete ovviamente già iniziare a guardarvele. Sarò poi a disposizione per domande, ma non ci sarà poi la lezione corrispondente, nel senso che non ho gli esercizi da farvi vedere su che cos'è l'ingegneria del software. Successivamente avremo ancora tempo di svolgere invece assieme in aula o come riusciremo a fare almeno un tema d'esame per vedere i dettagli. Per quanto riguarda la parte di teoria, all'esame potranno esserci domande su quella parte. Quindi sì. Ragionevolmente l'esame avrà una prima parte a risposta multipla, molto breve, diciamo 15 minuti, con 4 domande, sia su Java che sulla parte di teoria. Dopo questa prima parte fatta con exam, quindi online, come avete già sperimentato in altri corsi, ci sarà un buon margine di tempo perché abbiamo visto che con exam spesso ci sono problemi, quindi se la parte di domande dura 15 minuti, avremo almeno 20 minuti di margine per dare tempo a tutti di entrare, di risolvere i problemi. Dopodiché inizierà la parte di programmazione. La parte di programmazione, come vi dicevo, sarà fatta tranquillamente a casa, l'unica cosa sarete collegati con una virtual classroom per l'interazione. Domanda, esiste un repository dove ci sono i temi d'esame vecchi per esercitarsi? Sì, se non sbaglio è anche sulla pagina del corso. Qui ci sono un po' di esami degli anni passati.
o people it SVN o be exam passed. Ok? Per la parte di programmazione, diciamo, manteniamo grosso modo le tempistiche originali dell'esame, quindi se avete 15 minuti per la parte di, diciamo, domande, avrete un'ora e 45 per tutta la parte di programmazione. Quindi dall'istante in cui avete accesso a repository, avete un'ora e 45 di tempo. Poi, ovviamente, possono esserci problemi di connessione o altro, quindi ci sarà ovviamente un po' di tolleranza, però indicativamente quello è il tempo che avete a disposizione. Ripeto quello che ho già detto qualche volta fa, non preoccupatevi se non riuscite a finire l'esame. Okay? L'esame sarà pieno, che è un qualcosa che si fa in 2 ore, quindi se non lo finite non è un grosso problema, se nessuno è riuscito a finire, per dire, uno dei 5 requisiti, quel requisito verrà considerato di meno. Okay? In realtà questo rispetti a quello che succede nella realtà, dove comunque se iniziate a sviluppare qualcosa, quel qualcosa non è mai finito. Okay? Quindi l'importante è arrivare a fare qualcosa e quel qualcosa che fate sia corretto. Ok, direi che per oggi chiudiamo qua, noi ci rivediamo lunedì, nel frattempo vi metto a disposizione la nuova lezione asincrona sui thread. Thank you.